quando è uscito il programma su qualche social network, subito c'è stato qualcuno che ha polemizzato perché mancava l'indipendentismo marciano, perché mancava l'indipendentismo di altre realtà di questo stato delle banane. Ovviamente ho dovuto precisare che non era esaustivo questo seminario di tutti gli indipendentismi, diciamo che nella stragrande maggioranza parliamo di indipendentismi fuori dai confini di questo paese, l'unico caso è quello del Sud Tirolo, che possiamo dire forse è più simile agli indipendentismi europei che agli spiternati indipendentismi padani o italiani. Se mi è consentito questo termine, quindi questo vuol dire che è solo una prima tappa. Ci sembrava interessante parlare di questi indipendentismi in una fase in cui ci sono all'orizzonte alcune, all'orizzonte anche abbastanza vicini, poi vedremo come va, alcune evoluzioni che potrebbero essere molto interessanti, a cominciare da quella della Catalogna, non perché ne parlo io, che sono il meno storico di tutti di tutti coloro che interverranno in questo seminario, ma perché sappiamo che la Catalogna da qui all'autunno potrebbe vivere momenti cruciali in questo percorso, anche se non sarà un percorso semplice e lineare come qualcuno può erroneamente immaginare. Detto questo, quindi, per dire appunto che nulla è esaustivo, tantomeno la pretesa nostra di esaurire con questo seminario tutti gli indipendentismi, parleremo poi in un futuro, non so di quando adesso perché i programmi ci c'è molta carne al fuoco per i prossimi mesi, però parleremo anche di quello che è il Veneto, di quello che è successo in Lombardia o non è mai successo in Lombardia, secondo il mio modo di vedere. E quindi, come dire, siamo solo al primo step e ci sembrava interessante cominciare da qui. Io al momento non ho altro da aggiungere se non ringraziare tutti coloro che sono intervenuti ora, che interverranno da qui a domani, e per cominciare cederei la parola al mio collega Giovanni Polli. Abbiamo lavorato qualche anno insieme, dove potete immaginare, la Padania, e lui parlerà di Bretagna. Grazie.